Riprendiamo la linea dal Modà per proseguire questo interessante incontro con il dottor Dario Genovese, che è il direttore di medicina trasfusionale all'ASP di Siracusa. Prima di porre nuovamente la domanda che avevamo fatto diciamo prima dell'interruzione commerciale, prendiamo questo caffè. L'ho appunto preso e vi devo dire che è di ottimo gusto. Grazie per il caffè. Bene, questo ci fa piacere perché, sa, giustifichiamo anche il titolo della nostra trasmissione. Allora, nei giorni scorsi abbiamo fatto questa domanda prima, gliel'abbiamo posta prima dell'intermezzo. Nei giorni scorsi un autorevole esponente parlamentare ha fatto ricadere su voi medici la colpa per le lunghe liste di attesa. È proprio così? La lingua italiana è bellissima, però io la inviterei a farne un uso corretto in questi termini. Che si possa trattare di un esponente parlamentare, questo è un fatto di dubbio, perché è deputato. Sull'autorevole mi permetto di avere qualche dubbio, chiunque esso sia, perché sa, lei è troppo generoso di dare a tutti, però su questo qualche dubbio me lo può avere. Tanto più mi mette in discussione perché evidentemente l'autorevole esponente non ha vissuto e non conosce la vita di un medico ospedaliero di pronto soccorso. E a volte, molto spesso, si fa i deputati per, non sapendo fare null'altro nella propria vita, allora sceglie di fare il parlamentare. Ma se invece avessero la bontà di mettersi nei panni e di vivere un turno di lavoro di colleghi di pronto soccorso, dove arriva il di tutto e il di più, e dove il medico deve essere, del pronto soccorso, deve essere pronto a inquadrare il caso clinico, discriminare sulle scelte per perfezionare la diagnosi e intervenire prontamente per salvaguardare la sopravvivenza del cittadino. Guardi, fare il medico è un mestiere, indubbiamente è come gli altri, ma come tutti gli altri mestieri bisogna saperlo fare. Allora l'idraulico, ci può essere l'idraulico, ma c'è anche il bravo di idraulico, il carrozziere e quant'altro. E io devo dire che il livello medio di preparazione e di capacità di un medico di pronto soccorso è sicuramente tra i più elevati. E non per una difesa di ufficio, perché ripeto, ciascuno dei cittadini può venire a vivere insieme con noi. Io lo faccio al servizio trasfusionale, proprio per dire alla gente: venite e vedete, rendetevi conto di che cosa facciamo. Poi potrete criticarci con cognizione di causa, ma non così avventatamente. Anche perché, veda, screditare una struttura e un servizio di pubblica utilità è un fatto estremamente grave, perché non solo alimenta la sfiducia dei cittadini rispetto alle strutture, li fa già arrivare arrabbiati nella struttura. Qualche tempo fa leggevo delle rimostranze nell'ufficio delle poste di ritiro delle raccomandate, e viva Dio, lì si ritirano raccomandate, non muore nessuno. Ecco, se lo stesso tipo magari di disponibilità a far funzionare le cose ci fosse nei confronti delle strutture sanitarie, magari qualche cosa in più l'avremmo. Ma quando si è sotto carenza di organico e la capienza economica non ti consente di... Quando gli spazi sono quelli che sono, è una struttura ospedaliera che è anche quale edificio strategico ai fini degli eventi sismici, ha una grande parte di alta vulnerabilità sismica. Io ho avuto la fortuna e la ventura di fare l'assessore alle politiche sociali e alla protezione civile in provincia, e proprio in quel periodo veniva fuori il registro della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici strategici. E devo dire che purtroppo da quegli anni, sono passati 16 anni,
nulla è cambiato, ma non solo, non si è posto nulla in cantiere, in programmazione, proprio perché si superasse quella fase di criticità. E questo è veramente grave. Per l'onorevole mi ha detto che... No, scusi, non abbiamo fatto nessuno. Per gli autorevoli, mi ha parlato di autorevoli. Io ho avuto l'avventura di vivere con qualcuno parlamentare regionale per molto tempo, anche familiarmente, dico mio. E le dico che è un'altra cosa l'autorevolezza. Allora, le dico questo, le nostre domande ovviamente possono apparire provocatorie, forse lo sono, però è bello sentire poi la risposta. Tra l'altro queste trasmissioni nascono proprio con questo presupposto, quello di dare spazio alle persone per rispondere. Ma non vorrei fare la figura dello Sgarbi di turno, eh? No, assolutamente. Senta, a proposito, lei ha menzionato poco fa, tra l'altro ricordiamo che la nostra trasmissione, ma non solo, tutta la programmazione di Telecittà in onda sul canale del digitale terrestre 654 è seguita anche tramite internet sul sito web online siracusa.it, quindi siamo seguiti in tutto il mondo. E a proposito, una parte del mondo importante e anche noto, organi di stampa locali hanno ventilato l'ipotesi di chiudere il pronto soccorso di questa struttura importante dell'ospedale di Noto. Il suo pensiero a tal proposito? Ancora di più. Parlavo prima della classificazione, sì, della Balduzzi. La classificazione di ospedale di comunità, 15-20 posti letto gestiti dai medici di medicina generale e gli infermieri del territorio. Questo vuol dire negare, dopo tra l'altro una serie anche di investimenti importanti sull'ospedale di Noto, a quel bacino di popolazione che invece dovrebbe in gran parte attrarre anche aree della provincia di Ragusa. Veda, la provincia di Ragusa purtroppo svolge la funzione al contrario, attrae l'utenza del bacino della nostra zona sud della provincia. Il fenomeno dovrebbe essere nettamente, direttamente al contrario. I comuni che sono contigui, parlo di Ispica, vicinori alla provincia di Siracusa, avrebbero molta più convenienza in una struttura ospedaliera di quel bacino in grado di fornire determinati servizi. Certo, se io decido di azzerare le strutture sanitarie, non posso poi pensare di riportare quella che è la quota di popolazione degli esodati che si rivolgono alle altre province, quindi alle altre strutture sanitarie. E questo non fa altro, tra l'altro, che arricchire e valorizzare le altre. Dottor Genovese, abbiamo gli ultimi secondi di trasmissione, vorrei nuovamente riportare il discorso all'argomento principe, la donazione del sangue. Benissimo. Con un'altra domanda provocatoria per certi versi, no? Perché ci sono questioni, diciamo così, strettamente religiose che vi sono un po' ostili. Come fronteggiate queste situazioni? Guardi, noi abbiamo un rapporto correttissimo con coloro che professano religioni che riguardo al tema della donazione del sangue credo hanno delle convinzioni che noi non condividiamo, hanno fatto delle scelte, ovviamente, giustamente, dobbiamo rispettare. E anzi, dobbiamo dire che proprio come struttura trasfusionale aziendale, proprio questo rapporto che abbiamo con le organizzazioni di questa comunità, abbiamo sviluppato proprio una linea di trattamento, di valorizzazione della risorsa sangue del paziente senza l'uso della terapia trasfusionale. Quindi già ci sono non solo le sensibilità, ma anche i protocolli concordati con, cioè, un'organizzazione anche nazionale. Terapie alternative. Esattamente, che servono proprio a evitare la terapia trasfusionale. L'altro aspetto invece è quello del coinvolgimento della popolazione, cioè dire, noi ancora in provincia di Siracusa non possiamo avere questi livelli percentuali di donatori associati bassi. La nostra provincia, la nostra città conta più di 120.000 abitanti, di questi sicuramente almeno il 50% sono nelle condizioni di poter, non solo maggiorenni, ma nelle condizioni di salute, di età, eccetera, di idoneità alla donazione. Ora, su questo bacino
quello che non si riesce a comprendere è cosa possiamo fare per convincerli a venire a donare. La cosa più bella e simpatica come stamattina sono i giovani, i ragazzini. Stamattina un giovane ha avuto subito dopo la donazione un piccolo malessere. E quando si è ripreso mi ha detto: dottore, non credo che mi esclude dalle donazioni, sa, è la quinta, è la prima volta che succede, mi deve venire. E mi ha fatto molta tenerezza, perché da parte dei giovani il fallimento è qualcosa che li prova, allora la loro volontà di riprovare. Sproniamoli sempre più. E il problema poi è quello che io dico, ma i suoi padri, i suoi madri, le sorelle, i fratelli, ma non possono prendere esempio da questi giovani. Donate sangue. Donate. È utile, è un momento di controllo, tra l'altro si vengono effettuati gli esami di laboratorio, periodicamente questo avviene, quindi i controlli ci sono. Oggi abbiamo anche realtà di raccolta associative ben organizzate, accoglienti, non è più il sistema trasfusionale di quando ho cominciato io in un sottoscala nel corridoio davanti la camera mortuaria. Abbiamo lavorato per questa provincia di Siracusa, per dare dignità al sistema trasfusionale, ma oggi abbiamo bisogno dei donatori, abbiamo bisogno dell'aiuto dei siracusani. Senza la materia prima, che possiamo ottenere solo dai donatori, non possiamo andare avanti. Ed ecco quindi l'appello. Beh, è un gesto semplice, fa perdere mezz'ora della propria vita, poi avete anche la giornata di riposo pagata, venite, poi ve ne andate in giro al mare a fare la spesa, giustificati, senza timbrare cartellino e senza essere assenti ingiustificati, insomma, dottore, le opportunità le abbiamo. Ovviamente ci sarà ancora un ulteriore intervento, perché la inviteremo nel corso di altri appuntamenti della nostra trasmissione. La ringraziamo immensamente per volentieri tutto quello io che ci ha raccontato. La cosa che mi permetto di chiedervi è che sicuramente voi avete il ritorno di questa vostra attività, del lavoro che fate, e quindi chi vede questa trasmissione sicuramente vi fa giungere qualche messaggio di ritorno. Ecco, se ci sono argomenti particolari, temi particolari, sicuramente li affronteremo. Da parte dell'utenza, noi siamo pronti, possiamo organizzare, dare tutte le informazioni che il cittadino vuole per riuscire a ottenere. Un'ottima idea che facciamo nostra. Volentieri. Grazie al dottor Dario Genovese, grazie amici telespettatori, è stato molto interessante ascoltare questo nostro amico che ci ha promesso verrà a trovarci, così come farete anche voi, dal lunedì al sabato, sempre qui con Pausa Caffè. Arrivederci. Grazie.